Grazie. Al giudice di gara Franco Lamorgese. Bravo. Al direttore di gara, che sono io. Ragazzi, non so, credetemi, non sono ringraziamenti superflui anche per chi ha collaborato, perché qui siamo presenti noi, ma come potete capire alle nostre spalle c'è tutto un gruppo che noi dobbiamo ringraziare, perché altrimenti noi non riusciamo a creare queste situazioni se non abbiamo un gruppo molto forte alle spalle, quindi non posso nominarli perché sono tantissimi. E vi dico che questi ringraziamenti sono importanti perché io li stresso tantissimo. Questi ragazzi in certi momenti sono sicuro che mi vorrebbero ammazzare, però se non continuiamo in questa maniera gli obiettivi non si riescono a raggiungere. Al medico di gara, dottor Ferrara. Dottor Ferrara? No, sì. La professoressa Specchia o una sua delegata? A Mario Cortasco. All'assessore Buffo. Diamo anche quello del Sindaco. E a Sindaco. All'associazione Figli in Paradiso. Viene per l'associazione Figli in Paradiso. L'associazione Figli in Paradiso chi c'è? Adesso invece consegniamo le targhe. Per l'associazione? Sì, viene un rappresentante dell'associazione. Allora noi procediamo intanto con le targhe. Aspettiamo. Andiamo un attimo alla ragazza. Nel frattempo che arriva la rappresentante. Voglio dire semplice, eccola qua, io ti do questo pensierino perché anche la vostra associazione è un'associazione molto molto importante, è un'associazione particolarissima, tenete conto, scusa Gianni, non mi togliere il foglio, dammi il foglio precedente, dove sta? Ecco qua, pensate che questa, ecco qua anche, insieme, state insieme. Prego. Allora, voi tre che rappresentate l'associazione Figli in Paradiso, è un'associazione, come potete immaginare, particolarissima. Quindi l'altro giorno, vi ripeto, abbiamo tenuto un momento di preghiera per commemorare i nostri ragazzi, ed è stato un momento di riflessione e di preghiera per tutti, un momento di solidarietà anche con tutti questi genitori che hanno avuto questa grave perdita. Io ritengo che non ci sia nulla di più doloroso che perdere qualcuno. Quindi grazie per l'opportunità che ci avete dato di partecipare anche con il sorriso al vostro dolore. Grazie. Allora, le targhe alle società. Allora, per la Lega Navale Mola lo vorrei dare al mio vicepresidente, quindi a Rino Coraccesi, per la partecipazione, ma soprattutto per la pazienza di avermi sopportato questi giorni. Per la Lega Navale Frani, chi c'è? Tornelli! Tennelli! Il dottor Tennelli, non mescolate i due nomi perché voi due a furia di stare insieme in barca avete mescolato anche i nomi. Non solo Ninni! Non solo! Grazie Pierpaolo, ovviamente c'è il premio per il riconoscimento e per la società. Allora, chi ci vuole il presidente, dove sta? La Zattera!
Natale. Vai, bene. Grazie a tutti. Allora, per l'associazione pelagica, dove sta? Ecco il nostro presidente Antonino. Grazie Antonio, grazie a tutti voi anche di essere venuti, perché insomma anche voi avete avuto il disagio di spostarvi e quindi la pazienza. Grazie. Allora, voglio un amico che adesso sta facendo la... No, arriva arrivando! Fishing Adventures di Brindisi, dove stanno? Chi è che sta venendo? Vieni, accomodati. Grazie di essere venuti. Grazie. Il mare non era eccezionale quando siete arrivati, però siete arrivati e avete portato una bella pioggia. Bravi. Un attimo solo, per il Gargano sulla fishing di Vieste c'è ancora qualcuno? Sono partiti, sono già, loro avevano anche il problema di mettersi in navigazione per rientrare, non è una cosa così semplice, quindi poi li manderemo anche a loro la nostra tanga e li ringrazio ancora per essere venuti. Farsi una passeggiata via mare da Vieste per venire a fare una garamola, quindi venire con le loro barche oppure con gli amici di Brindisi o gli amici di Trani, comunque è un sacrificio non solo fisico ma anche economico. Allora voglio concludere la premiazione, il premio per le targhe con i miei collaboratori diretti, quindi con il vicepresidente Boracesi, che ritira non come le navale ma come Boracesi. Voglio regalare anche questo mio pensiero, ovviamente io sto premiando solamente il team di lavoro, cioè la squadra stretta, perché altrimenti dovrei darla a tutta quanta la Lega Navale, perché tutti mi hanno aiutato. Ovviamente lo do al consigliere De Nicolò, grazie. Ognuno di loro ha un ruolo specifico, logistica, tecnica, raccolta fondi, eccetera, eccetera, non mi mescolate le cose. Il consigliere Giovanni Franco per la logistica, il consigliere Ottomano ancora stressato. Davanti no, grazie, basta. Questa la voglio volare a me, va bene. Ciao Nini! Questa parte lunga, però penso che anche Mario debba dare, e Mario Cordasco devono stare, sì, con me. Poi Giacomo, ci passi tu? Sì, no, c'è già. Guarda, prego di darci un po' di spazio qui. Allora, tranquillamente. Allora, soprattutto al tuo papà. Sono Monelli, poi glielo facciamo noi lo scherzo, non ti preoccupare. Allora, Open di drifting, al secondo posto con punti 613, il team della Lega Navale in Mola di Bari, composto da Donato Conserva, Ricci Angelo, Saraci, Lorusso Giovanni. Medaglia d'argento della pizza consegnata dal presidente Mimmo Ruggiero. Prego, accomodatevi ragazzi, Ragazzi sul podio. Bravi! La coppa offerta dalla sezione della Lega Navale di Mola di Bari e la consegna il nostro presidente. Quindi.
il trofeo, Memorial Jumfrey, le faccio io, lo consegna Mario Bordasco. Al primo posto, quindi conquistano ambedue i team la possibilità di partecipare al campionato italiano, al primo posto con punti 1280 il team Fish and Game di Mola di Bari, composto da Presidente, dove Angelo! Non è Valentini. Mancano giovani. Scusate. Dici il nome. Michele Mallardi, scusate. Questo è tuo, va bene. Medaglia d'oro dalla Pizza. Pietro, grazie. È un piacere. La coppa della sezione Lega Navale Mola di Bari. Ernesto. Oh, un applauso. E il trofeo. Vai Mario. E il trofeo Memorial Jumfrey consegna Mario Cordasco. Un attimo solo che poi andiamo. Adesso per la premiazione. Al primo classificato che al secondo c'è una serie di premi offerti. Oh, prendi se fa. Dagli sponsor. Ah, con me, dai, sì. Champions League. Yeah. Angelo! Vai! Tutti! Allora. Pure li fotografisci agli affari, non solamente mi frego di vista, capito? È ormai fatto. Portatemi tutti insieme. Attimo tu anche qua per piacere, e questo è il secondo classificato. Allora cominciamo dal secondo classificato. Sul podio non vedo il terzo, però sul podio non vedo il terzo. Il terzo è stato già premiato, ma lo vogliamo sul podio. No, facciamo una cosa seria prima. Mi date, allora diamo il primo. Basta che vi decidete, va bene, ecco. Se no qualcuno lo raffio stasera Allora gli dico man mano che mi riportate, perché altrimenti poi diventa un problema. Allora questo qua, scusami, allora secondo classificato va in un raffio della Saldamatic. Ottimo per il catch and release. Una canna da pesca della Fica. Vado come ponte, sta posta la vista per arrivare. Posta la capo della vicina. Lo spalla da sotto. Io non sto te. No, mi dirigo come ti sta Pugliello o Kuma del nostro amico Durante, anche che l'ha mandato. E questo bellissimo Pugliello anche della Okuma, che è della PD Mouse. Raga, quanto gli piace, se no li prendo io, se no rinunciate. Allora un harness con relativa cintura sempre della ATC, quindi il renale con la cintura. E questi sono dei dispenser che il nostro amico Antonio Quarta, che ha la stessa nostra passione, quindi non è solamente lo sponsor, ci ha mandato, oltre a tutte le bustine di caffè che poi avete trovato all'interno delle cucine.
prego, appoggiateli là per terra, così abbiamo finito o ci sono altri? Allora, per il secondo, se adesso abbiamo... Adesso... Se qua sono presenti alcuni sponsor, signora, lei è sponsor, quindi mi può... Sì, facciamo la distribuzione e poi diciamo che... Allora, chi altri sponsor sono presenti? Mario, da me. Daniele? No, Andrea non c'è. Andrea non c'è? No. Va bene, allora andiamo avanti. Allora, per il primo classificato, un bellissimo mulinello della Big Mouth, ti la premi lei direttamente, perché è così. Va bene. Grazie. Bravo. Bellissimo. Questo troppo in budget si sta figlia. Poi lo sai che ti tocca baciare pure lo Shrek. Questo è per il no. Sai che ti tocca baciare pure Fabio dopo. Dopo glielo do io. Fabio, questi ne approfittano. Dopo glielo do io. Poi il trofeo per te. Bravissima canna. Questo non funzionava. Questa è una canna offerta dal nostro amico Andrea della Fishing Planet. Questa è un'altra canna che ci ha mandato la Scorziello SAS. Questo è anche più cintura dell'amico Spinelli, quindi di Sardamatic. Anche questo lo ha mandato la Scorziello SAS. Un altro renale completo. Se vi serve aiuto vi aiutiamo. Siamo stati buoni. Un filo, un rocchetto di filo di De Fonte Mare Sport e la TC, quindi sempre Scorziello Casa, ha mandato queste tazze diciamo da tetto a tetto. Potrete usare anche il marco, però quando ci avviciniamo il caffè ce ne dovete dare. Insieme alle tazze ci sta anche il caffè, quindi il dispenser del caffè di Antonio Quarta. I premi spero siano finiti. Come vedete la sensibilità di tanti sponsor che sono proprio degli specialisti nel settore vi lascia immaginare quanto è seguita una manifestazione come questa e quindi l'importanza che viene data. Qualcuno mi ha chiesto di dire qualcosa. Io volevo ringraziare la Lega di Mola, presidente, vicepresidente, tutta l'organizzazione per questa bellissima manifestazione che serve, al di là diciamo, dello spirito sportivo che è molto importante, ma soprattutto che serve a tenere uniti i rapporti saldi di amicizia e con le famiglie. Volevo lasciare alla Lega la Coppa, perché mi fa piacere se questo secondo trofeo viene messo in bacheca. È della Lega Navale, quindi di tutti gli amici. Volevo ringraziare questi bravissimi ragazzi, soprattutto molto professionali, e soprattutto l'amore per lo sport, l'amore per il mare, e significa vivere una vita sana, una vita diciamo che va avanti nel modo più bello. Un attimo solo, prendiamo l'assegno oppure scrivere, perché portarlo qui un pochettino rosso. Sì, di lui. Bene, adesso procediamo a trascrivere l'importo sull'assegno, che ovviamente è simbolico perché è troppo grande per andare in banca a cambiarlo, e sul tavolino abbiamo messo una piccola urnetta per chi vorrebbe dare un contributo per devolvere all'AIL, può benissimo farlo depositando quello che vuole in questa urnetta. E grazie a tutti per questa, in anticipo per questo contributo che avete avuto. Lo scriviamo qua, adesso lo dobbiamo mandare. Andiamo, dai.